in chiave italiana, negli interessi del paese, perché logicamente ci sono interessi contrapposti, ce lo possiamo dire serenamente. L'Europa è una grande cosa, una grande istituzione nella quale evidentemente ci sono rappresentanze di tutti i paesi. E allora la vision che viene imposta è quella di guardare al 2050 con un cambiamento serio. Oggi stiamo attraverso il PNRR recuperando un gap infrastrutturale molto pesante che il paese, soprattutto al sud, ricordiamo il 40% degli investimenti per quanto riguarda le infrastrutture è dedicato al sud, ma non solo, perché faccio un esempio che io mi occupo, il mio ministero si occupa, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità, ma non solo, perché appunto abbiamo un grande piano che si chiama Pinqua, in pochi conoscono, ma che le città conosceranno molto bene, i nostri concittadini conosceranno molto bene nei prossimi anni. Questo Pinqua è un progetto per la qualità dell'abitare. Su Milano vale, insomma, la quisquiglia di 220 milioni di euro, che è tanta roba per una grande città, ma figuriamoci su medie e piccole città. Penso alla Lamezia Terme, proprio passiamo da un punto all'altro del paese. La Lamezia Terme vale 100 milioni di euro. Questo cosa significa? Significa che io e Claudia, assieme a Fabio, domani andiamo a Lamezia, vediamo una città, torniamo a casa e potenzialmente nel giugno 2026 torniamo a Lamezia e diciamo: caspita, ma siamo sicuri di essere scesi dall'aereo giusto? Perché, insomma, con 100 milioni di euro città medio-piccole cambiano proprio il volto, il loro volto. La sfida è chiudere tutte le opere, tutti i lavori, tutti i progetti entro il giugno 2026, perché questo è, ricordiamocelo sempre, la deadline che dobbiamo avere sempre a mente. Dall'altra parte, e sfrutto l'occasione di essere a Milano, quindi in Lombardia, insomma, essere peraltro nella mia città, per ricordare che abbiamo anche un'altra grande opportunità, che sono le Olimpiadi 2026, le Olimpiadi invernali, dove evidentemente ci sono grossi investimenti infrastrutturali, non solo. Claudia è impegnatissima per quanto riguarda sia il tema delle Olimpiadi, il piano lombardo di rilancio, il PNRR. Insomma, questo cosa significa? Significa che abbiamo una grandiosa opportunità, una serie di grandiose opportunità. E il fatto che ci siano delle istituzioni così legate, anche attraverso il Comune di Milano evidentemente, così legate per gli interessi della città e della regione, a quel punto il mio auspicio è che si possa cogliere al massimo l'obiettivo. Ecco, visto che citava gli investimenti per Cortina, il PNRR sulla Lombardia, diciamo, a conti fatti sono circa 10 miliardi i fondi che devono arrivare, diciamo, dedicati alle infrastrutture, appunto tra questi due capitoli, cioè questo è il piano di coesione, il piano Lombardia. Sono tante voci di investimenti, tra l'altro il PNRR prevede una serie già di alcune voci, digitalizzare per esempio il gestionale della ferrovia, della stazione di centrale di Milano, quindi ci sono tante attività in campo. Assessore Terzi, innanzitutto, vi soddisfano, diciamo, queste direzioni? La cifra è, diciamo, sufficiente? E come vi rapporterete anche proprio per quello che diceva il Vice Ministro, cioè l'importanza di coinvolgere non solo i grandi centri, ma anche le città medio piccole per poter scaricare a terra tutte queste risorse, insomma, che sono in arrivo nei prossimi anni? Parto dalla prima domanda, non cogliendola come una provocazione, riprendendo. No, ora, Regione Lombardia ha fame di infrastrutture da ormai troppo tempo, è la regione per eccellenza e anche un interlocutore a livello internazionale, spesso e volentieri anche quanto lo è lo Stato, nel senso che ci poniamo come interlocutori anche con tutto ciò che sta al di fuori dello Stato italiano, ma ha la necessità di continuare a crescere, di continuare a far muovere gente, a far muovere le proprie merci, le proprie industrie, altrimenti non continueremo ad essere attrattivi. Quindi, assolutamente sì, ci fa molto piacere e ci ha fatto piacere prendere atto di tutti quelli che sono gli investimenti variamente declinati. 10 miliardi sono variamente declinati e questo è un po' un limite, nel senso che poi sta dietro alle varie fonti di finanziamento con varie modalità di realizzazione di queste opere, complica un po' le cose, ma va bene, l'importante è che arrivino. Io però ricordo solo un numero 54, che sono i miliardi dell'residuo fiscale che Regione Lombardia tutti gli anni segna da qualche parte così come promemoria, quindi 10 miliardi sono tanti, per fortuna che arrivano, ricordiamoci che sono 54 quelli che tutti gli anni invece lasciamo allo Stato, che non vuol dire che ce li dovranno tenere tutti, ma vuol dire che di quei 10 miliardi segnano un po' un ritorno sul territorio, di quanto sul territorio è prodotto, per questo che parlavo di provocazione. Ma detto questo, dicevo benissimo, benissimo gli interventi soprattutto sulla rete infrastrutturale ferroviaria, perché
Da una parte perché il PNRR si è concentrato su quello dichiaratamente e volutamente, il resto degli interventi sulle infrastrutture diverse da quelle ferroviarie avranno finanziamenti in fondi diversi come il fondo complementare piuttosto che insomma, altre fonti di finanziamento. Quindi il PNRR si concentra su tutto ciò che è strettamente sostenibile, come diceva prima il Vice Ministro Morelli, per una derivazione insomma, di quello che è un criterio che ci arriva dall'Europa. Ne avevamo però tanto bisogno perché un sistema ferroviario come il nostro, che è ipercongestionato, ipersaturato, soprattutto di un lavoro e di investimenti sulle infrastrutture, aveva bisogno. Ai treni, come altro elemento di criticità del sistema, ci abbiamo pensato noi, abbiamo allocato 2 miliardi di euro per comprarci 222 treni, Regione Lombardia sto parlando, che sono un po' quasi più della metà insomma, dei treni che attualmente circolano e che comunque sono a disposizione di Trenord per il servizio ferroviario. Quindi per i treni ci abbiamo messo noi 2 miliardi, per il resto, per la rete, che è quasi tutta di proprietà dello Stato, ovviamente aspettavamo interventi dello Stato. Soprattutto interventi, non sono solo i grandi interventi che va bene, sono anche interventi per esempio di raddoppi selettivi o interventi come quello che citava lei, per esempio sui nodi di incrocio piuttosto che sulla centrale che è diventata l'elemento di crisi del sistema. Non so se lo sapete, ma quasi tutti, insomma, Milano è ovviamente naturalmente il grande attrattore anche del servizio ferroviario, quasi tutti i treni arrivano o passano da centrale, nella quale passano ovviamente anche tutti gli altri treni delle altre regioni, quindi del sistema Trenitalia fuori Trenord, ma soprattutto l'alta velocità che ha tutta una serie di precedenze. Se considerate questo, considerate il fatto che sui binari normali ci viaggiano questi treni, cioè i nostri, l'alta velocità, gli altri treni regionali, più le merci, capite perché a noi serve come l'aria avere tanta nuova infrastruttura ferroviaria da sistemare in quei punti in cui si incrociano questo tipo di treni diversi e quindi di servizi diversi per fare in modo che stiano in piedi. Pensate poi che in Regione Lombardia ci sono ancora tanti chilometri sui 2100 malcontati di rete ferroviaria che non sono elettrificati, per cui ci sono i treni diesel, e c'è il 53% del sistema ferroviario che corre su binario unico, con tutti i limiti di avere una strada ad una corsia, vuol dire che io prima di rioccuparla devo liberarla. Quindi, questo per rispondere velocemente, visto il cartello che qui ci lampeggia davanti, alla sua domanda, sì, per fortuna arrivano, noi, lato Regione Lombardia, ci impegniamo e ci siamo impegnati molto per parlare con gli enti locali, avendo saltato questa fase di discussione, devo dire, il governo, soprattutto il Conte 2, rispetto alla programmazione del PNRR, cioè non c'è stato il confronto con le regioni che noi come regioni chiedevamo a gran voce da tempo, ma va bene, abbiamo tamponato noi un po' con il piano Lombardia, questo grande fondo, questo grande piano di investimento e di rilancio della Regione Lombardia post pandemia che deriva da fondi esclusivamente regionali. L'abbiamo fatto con intervenendo su quegli interventi più piccoli, che ovviamente non potevano che sfuggire al PNRR, ovviamente è una questione di scala ad un certo punto, e con un dialogo che è appunto anche con gli enti locali per fare un po', per svolgere anche quello che è il ruolo delle regioni, insomma, degli interlocutori. L'unico elemento di crisi, e chiudo, siamo un po' preoccupati, A, per la manodopera, perché per mettere a terra tutte queste opere ci vorranno tantissime aziende, soprattutto specializzate, non parliamo del PNRR, infrastrutture che vuol dire società che fanno infrastrutture ferroviarie e non ne nascono proprio ogni 2 minuti, e B, anche i tecnici, quindi dipendenti della pubblica amministrazione che abbiamo depauperato negli anni e che oggi invece si trova a gestire 10 miliardi, con solo Lombardia 10 miliardi di investimenti, e lì ci vogliono progetti, ci vuole gente che progetti, che segua gli appalti, che li faccia e che li controlli anche dopo. Fare esecuzione soprattutto, che sempre assolutamente sì, altrimenti il giugno 26 diventerà il periodo di dramma, perché poi dovremo rendicontare e spiegare al mondo perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Assolutamente, però in qualche modo il